Un luogo che lentamente si spoglia del proprio passato, che custodisce una storia difficile, scabra. È la stessa lenta e ostinazione del tempo che porta Celestino a noi e noi a Celestino. L'Abruzzo, grande produttore di silenzio. E di questo teatro naturale io mi sento figlio, figlio di queste pietre, di questi silenzi, perché è dal silenzio che nasce la poesia, dal silenzio nasce la ricerca del mio fare teatro, dal silenzio nasce la voglia di portare fuori da quel silenzio le storie che racconto. E allora, questa sera insieme a tutti voi, chiedo aiuto a Celestino, che ci insegni ad abitare questo silenzio, che ci insegni ad essere semplici, che ci insegni la fatica, l'utopia e la bellezza del perdono, perché solo il perdono riapre il futuro. Grazie. Con quale spirito ha recitato quelle parole che parlavano di Celestino e del suo messaggio in una giornata come questa? Allora sì, è l'universalità, no? È il fatto di probabilmente anche di essere ognuno di noi un piccolo tassello di un grande mosaico, no? E se togliamo quel piccolo tassello che siamo, il mosaico sarebbe incompleto. E oggi credo che sia stata restituita alla città una bellissima opera, un grande mosaico a cui hanno contribuito tante persone. E ho pensato a Celestino proprio per queste due parole, il perdono e la semplicità, che sono forse le cose più difficili da realizzare per costruire noi stessi, la nostra identità. Un percorso di semplicità sarà applicato anche nella sua attività al Teatro Stabile, una neonomina, quali sono i programmi? Io sono stato chiamato probabilmente perché non appartengo da tanti anni al mondo del teatro, ma solo da 10 anni, eppure credo di aver fatto un percorso singolare, soprattutto sulla semplicità della narrazione. E quindi gli spettacoli che io prediligo per il cartellone sono improntati a questo, all'essenziale, all'essenza del teatro, che è un attore solo in scena che racconta una storia. E i progetti in cantiere sono tantissimi e piano piano, con grande pazienza e grazie allo staff che mi sta aiutando in questo, riusciremo a realizzarli tutti, cercando di coinvolgere sia gli anziani che i giovani, che i più giovani, i ragazzi delle scuole e dell'università, perché credo, insomma, che siano sia gli anziani che i giovani siano la grande forza motrice poi che tiene insieme il tessuto sociale.